Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video sono Frank93 e questo è un video un po' strano, non è come al solito. Sì, questo è un video di Frank Lab, non è che come un video normale che inquadro giusto il piano di lavoro. Qua siamo proprio nel laboratorio di Frank Lab, dove lo faccio vedere. Questo è il mio laboratorio, in cui c'ho anche questo vendolino qua dove mi raffreddo momentaneamente. Qua c'è il computer che si sta avviando. Qua c'ho, vabbè, il saldatore, il tester. Tester per le varie misurazioni. E al muro la pistola per la colla a caldo. Momento che la rimetto al suo posto. Bene. Giustamente lo devo un attimo. Non è che proprio così. Prima era un po' diverso, ma lo faccio vedere meglio. Cambio un attimo inquadratura e ve lo faccio vedere meglio. Questa è la prima volta che vi faccio vedere il laboratorio di Frank Lab, ragazzi. Vabbè, parte qui che è un po' da riordinare. Questa qui, questi sono i miei cacciaviti, questi sono un po' di progetti. Il mitico cacciavite che ci salva sempre la vita. Come ho detto qua, una pendolina perché quando saldo, robe varie. E riordinando nelle vecchie cose ho trovato questo, il floppy disk. Subito mi è andato l'occhio sulla scritta MS-DOS. Ci sarà veramente MS-DOS? Lo scopriremo in questo video. Vabbè ragazzi, nel prossimo video, ma voi non avete, ripeto, mai visto il laboratorio, vi inquadro giusto la zona. E qui in qua c'è il mio computer in cui faccio tutto. C'ho Windows XP, però mi basta così. E giustamente qui andremo a disegnare il floppy disk, ma preparo un'inquadratura migliore. Raga, siamo al mitico momento con il computer. Ci sarà o non ci sarà MS-DOS? Andiamo a vedere. Questo si apre? Abbiamo il lettore CD che non funziona. Quello di sopra? No, è un masterizzatore. Quello di sopra funziona invece. Ma questo non funziona. Vabbè, a noi non ci interessa perché ci serve il floppy disk. Volendo, qua c'è anche una seconda. Vabbè, qua è chiuso per inserire uno Yomega Zip, un altro floppy. Inseriamo il dischetto. È la prima volta che inserisco un dischetto. Guardiamo sul monitor. Ok. Siamo qui. Andando sul monitor non è comparso niente. Vediamo. Floppy. No, non c'è veramente MS-DOS. Perché ci deve essere una cosa che non c'è? Vabbè, c'è una cosa che mo non posso mostrare. C'è un file che non posso mostrare. Cose private. Perché ho capito tutto. Già dal nome del file ho capito che non è roba che si può guardare su YouTube, insomma, sono file privati. Quindi raga, quando apriamo questa cartella, no vabbè, non c'entra niente, facciamo anche una nuova cartella, entriamo in questa nuova cartella. Vabbè, qui internet volendo ce lo vorrei anche mettere, però allora, intanto in questo video abbiamo visto cosa c'è nel floppy disk, andiamo a formattarlo. A eliminare i file. Abbiamo un floppy disk vuoto per inserirci quello che vogliamo.
La cosa è che devo inserire qualcosa nel floppy disk. Vedo quanto è grande. Proprietà tipo 1,30 mega, spazio disponibile 1,38 mega, vediamo se si vede. Spazio disponibile 1,38 mega. Spazio utilizzato niente. E mi metto qua in basso che sennò occupo un po' la visuale. Abbiamo visto però, l'unità CD, vabbè non c'è niente. L'unità DVD. Ma disco locale, vediamo. Vediamo meglio. Intanto rimuoviamo il dischetto. C'è scritto MS-DOS, ma non c'è MS-DOS. La cosa che mi incuriosisce, vediamo meglio il lettore. Compact disc. Sembra che il frontalino tipo si sia staccato. Ma è una cosa che è successa ora. Mi servirebbe. Vabbè, c'è anche quello di sopra. Volendo c'è questo qui. Questo qui dovrebbe essere un, questo è un disc, forse questo è il DVD. Il problema è che non è che ci rimane in piglia, proprio non esce proprio, dipende. Qua non si apre nemmeno di un millimetro. Vedete raga, nemmeno di un... Ci metto anche il dito, guardate. Non si muove proprio. Il floppy disk è bello qua. Si può inserire un'altra unità. Tipo magari in futuro uno gli Omega Zip, ma... Chi li utilizza? Non c'è niente da fare. Poverino. Questo era anche buono. Ma io lo devo aprire, ma non va. Vabbè, questo video è finito. Se vi è piaciuto, tanti like e ciao alla prossima.